cartina con i dati meteo. Innanzitutto, oggi, che avrebbe dovuto esserci almeno qualche piccolo accumulo di neve come previsto, non c'è stato. C'è stato soltanto qualche episodio di pioggia mista neve durante la mattina. Questo è stato dovuto all'intensità delle precipitazioni che non hanno trascinato l'aria fredda e sono state di bassa intensità, non sono riuscito a trascinare l'aria fredda al suolo nella quantità giusta e quindi il tutto è rimasto sotto forma di pioggia, qua e là qualche fiocco di neve si è anche visto. La cartina con i dati, eccoci qua, vediamo la temperatura minima di Bollate 0,8, di Cesate 1,7 e di Ceriano Laghetto 0,6. Temperature massime 2,1 a Bollate, 2,5 a Cesate, 2,9 a Ceriano Laghetto. Temperature anche, diciamo, basse, ma non sono state sufficienti a garantire la formazione della neve. L'immagine del satellite, guardate che bel colpo d'occhio, vedete la perturbazione che ci ha interessato oggi, ha interessato anche le zone centrali e anche la Sardegna. Un'altra perturbazione indicata dalla mia freccia, la vedete qui, ecco che si forma proprio tra la Francia e la Spagna, è il carico di aria fredda, ecco vedete, il carico di aria fredda che si scende proprio dal nord Europa e si scarica verso la Spagna per poi rigirare e tornare verso il Mediterraneo. Ecco le temperature alla serata del primo giorno dell'anno, il primo di gennaio, vedete come sono ben fredde le Alpi dove ha nevicato a quote molto basse, la neve si è portata intorno ai 500 metri e anche la pianura padana abbastanza fredda, meno naturalmente il centro-sud. Ecco, guardate le precipitazioni in atto, vedete, sono nevose su tutta le Alpi, nevose anche sull'Appennino Ligure e piovose naturalmente sul settore tirrenico. Vedete qui, ecco l'altra parte della perturbazione con il nucleo di bassa pressione secondario che si è formato a ovest della Sardegna e della Corsica, si sposterà verso la Toscana e noi risentiremo delle correnti che impatteranno contro le Alpi e quindi sarà una giornata di domani, una giornata piuttosto perturbata con della pioggia perché la temperatura non permette la formazione della neve, anche se è abbastanza bassa. Andiamo a vedere allora a questo punto che cosa ci dice in prospettiva il modello di Reading che ci fa vedere lo spostamento delle masse d'aria. Come vedete, ecco il grosso centro di bassa pressione che ha splittato verso la Francia e ora si dirige verso l'Italia. Ecco, vedete, il centro di bassa pressione si troverà praticamente sulla Corsica e Toscana e quindi questo genererà un tempo perturbato sulle regioni tirreniche e anche sul nord occidente dell'Italia. Il proseguo, vedete che continua il gioco di questo nucleo di bassa pressione che sembra quasi isolarsi proprio sul Mediterraneo e a fasi alterne abbiamo un tempo perturbato, che sia pioggia o che sia neve dipenderà poi dalle temperature, lo vedremo cammin facendo. Vedete poi a un certo momento che verso intorno al 9-10 di gennaio, se poi i modelli lo confermeranno, ci saranno delle altre discese, degli splittamenti della partita della massa polare a nord dell'Europa, verso le nostre regioni. Ne parleremo poi con calma nei prossimi bollettini. Intanto vediamo la carta al suolo per la giornata del 2 di gennaio. Ecco il centro di bassa pressione che alimenta e che sostiene la perturbazione che dalla Liguria passa al nord Italia e scende poi per il centro Italia verso la Sicilia. L'alimento di questo centro di bassa pressione viene appunto dall'aria fredda che scende dal nord dell'Europa, del circolo polare artico. Ecco le previsioni del tempo per i prossimi 3 giorni. Il 2 di gennaio, pioggia sia al mattino che al pomeriggio che alla sera, più intensa al mattino, più 2 la minima, più 3 la massima, le nevicate oltre 700 metri. Domenica residue piogge al mattino, poi si schiarisce il cielo e diventa parzialmente nuvoloso, più 4 la temperatura minima e più 7 la temperatura massima. Neve al mattino sempre oltre 700 metri. Lunedì 4 nuovamente c'è un tempo perturbato con delle piogge sparse, anche se non di forte intensità, più 0 la minima e più 5 la massima. Neve in abbassamento 500 metri. Bene, vi ringrazio dell'ascolto di questo bollettino, vi auguro un sereno 2 gennaio, ci risentiamo al bollettino di domani. Arrivederci a tutti.